Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Se riteniamo preferibile evitare l'uso della parola materia, finché non dobbiamo esaminare in modo specifico concezioni moderne, la ragione sta, per intenderci, nelle confusioni che essa inevitabilmente genera. In effetti, è impossibile che tale parola, anche in coloro che conoscono il diverso significato che aveva per gli scolastici, non evochi immediatamente l'idea che se ne fanno i fisici moderni, dato che la recente accezione è la sola rimastale nel linguaggio corrente. Orbene, questa idea, come già abbiamo detto, non è reperibile in alcuna dottrina tradizionale, sia orientale sia occidentale. Ciò, se non altro, dimostra che, anche nella misura in cui sarebbe legittimamente possibile accettarla, sfrondandola di certi elementi eterocliti o perfino nettamente contraddittori, un'idea del genere non ha nulla di veramente essenziale e in realtà non si riferisce che ad un modo del tutto particolare di vedere le cose. Inoltre, essendo del tutto recente, è fuor di dubbio che questa idea non è implicita nel termine stesso, ad essa molto anteriore, e che il significato originale deve per conseguenza esserne completamente indipendente. Bisogna peraltro riconoscere che questo termine è uno di quelli la cui vera derivazione etimologica è molto difficile da stabilire con esattezza, quasi che un'oscurità più o meno impenetrabile avvolga decisamente tutto quanto si riferisca alla materia, per cui a questo proposito è pressoché impossibile far di più che discernere talune idee associate alla sua radice, cosa del resto tutt'altro che priva di interesse. Anche se tra queste idee resta imprecisabile quella che più si avvicina al primitivo significato. L'associazione più sovente segnalata è quella che ricollega materia a mater, e ciò in effetti è ben appropriato alla sostanza, in quanto principio passivo o simbolicamente femminile. Si può dire che Prakriti svolge una funzione materna in rapporto alla manifestazione, così come Purusha svolge una funzione paterna. E ciò si verifica ugualmente a tutti i livelli in cui si può esaminare analogicamente una correlazione tra essenza e sostanza. D'altra parte, è anche possibile ricollegare lo stesso termine materia al verbo latino metiri, misurare. E vedremo che in sanscrito esiste una forma che adesso è ancora più vicina. Ma dire misura equivale ad introdurre una determinazione, e ciò non è più applicabile all'assoluta indeterminazione della sostanza universale o materia prima, ma deve piuttosto riferirsi a qualche altro significato più ristretto. Questo è precisamente il punto che ora ci proponiamo di esaminare più particolareggiatamente. Per tutto ciò che può essere concepito o percepito nel mondo manifestato, come dice a questo proposito Ananda Kumaraswamy, il sanscrito ha soltanto l'espressione Namarupa, i cui due termini corrispondono all'intelligibile e al sensibile,
considerati come due aspetti complementari rispettivamente, riferentesi all'essenza e alla sostanza delle cose. È vero che il termine matra, letteralmente misura, è l'equivalente etimologico di materia. Ma quanto è misurato a questo modo non è la materia dei fisici, bensì le possibilità di manifestazione inerenti allo spirito, o atma. Tale idea di misura, posta così in rapporto diretto con la stessa manifestazione, è molto importante e ben lungi dall'appartenere esclusivamente alla sola tradizione indù che Kumara Swami ha qui particolarmente in vista. Si può dire in effetti che essa, in una forma o in un'altra, è ritrovabile in tutte le dottrine tradizionali, per cui, anche se non possiamo pretendere di porne in rilievo tutte le concordanze rilevabili a questo proposito, tuttavia cercheremo di dirne abbastanza da giustificare questa asserzione, cercando nel contempo di chiarire, per quanto possibile, il simbolismo della misura che appunto occupa un gran posto in talune forme iniziatiche. Intesa alla lettera, la misura si riferisce principalmente all'ambito della quantità continua, cioè, nel modo più diretto, alle cose che hanno carattere spaziale. Dal momento che il tempo stesso, benché ugualmente continuo, è misurabile solo indirettamente, riferendolo in qualche modo allo spazio tramite il movimento che stabilisce una relazione tra l'uno e l'altro. Ciò equivale a dire che la misura si riferisce, in definitiva, sia alla stessa estensione, sia a quel che si è convenuto chiamare materia corporea, in ragione del carattere estensivo da questa necessariamente posseduto, il che d'altronde non vuole affatto dire che la sua natura, come pretende Cartesio, si riduca puramente e semplicemente all'estensione. Nel primo caso, la misura è più propriamente geometrica. Nel secondo, la si potrebbe piuttosto definire fisica, nel senso ordinario del termine. Ma in realtà questo secondo caso è riconducibile al primo, poiché è in quanto si situano nell'estensione e ne occupano una certa porzione definita che i corpi sono immediatamente misurabili, mentre le altre loro proprietà non sono suscettibili di misura, se non quando si possa riferirle in qualche modo all'estensione. Qui, come avevamo previsto, siamo ben lontani dalla materia prima, poiché questa, nella sua assoluta indistinzione, non può minimamente essere misurata, né servire a misurare alcunché. Ma è doveroso chiedersi se tale nozione di misura non sia più o meno strettamente legata a ciò che costituisce la materia seconda del nostro mondo. E in effetti questo legame esiste proprio per il fatto che essa è segnata quantitate. Infatti, se la misura riguarda direttamente l'estensione e quanto in essa contenuto, ciò è reso possibile dall'aspetto quantitativo di questa estensione. Ma la quantità continua, come abbiamo spiegato, è in se stessa solo un modo derivato dalla quantità.
cioè non è propriamente quantità, se non per partecipazione alla quantità pura, la quale ultima, dal canto suo, è inerente alla materia seconda del mondo corporeo. E aggiungiamo ancora che, siccome il continuo non è la quantità pura, la misura presenta sempre delle imperfezioni nella sua espressione numerica, poiché la discontinuità del numero ne rende impossibile un'adeguata applicazione alla determinazione delle grandezze continue. È ben vero che il numero è la base di ogni misura, ma finché si considera il numero soltanto, non si può parlare di misura, essendo questa l'applicazione del numero a qualcos'altro, applicazione che è sempre possibile entro certi limiti, quelli cioè della inadeguatezza che abbiamo segnalato per tutto quanto soggiace alla condizione quantitativa o, in altri termini, per tutto quanto appartiene all'ambito della manifestazione corporea. Soltanto, e ritorniamo così all'idea espressa da Kumaraswamy, bisogna sottolineare come in realtà, e malgrado certi abusi del linguaggio ordinario, la quantità non sia ciò che è misurato, bensì, al contrario, ciò per cui le cose sono misurate. E si può dire inoltre che la misura è in rapporto al numero in senso inversamente analogico, ciò che la manifestazione è in rapporto al suo principio essenziale. Orbene, è chiaro che per estendere l'idea di misura al di là del mondo corporeo, bisogna farne una trasposizione analogica. Essendo lo spazio il luogo di manifestazione delle possibilità di ordine corporeo, ci si potrà servire di esso per rappresentare tutto l'ambito della manifestazione universale, il quale diversamente non sarebbe rappresentabile. E l'idea di misura, applicata a quest'ultimo, viene così ad appartenere essenzialmente a quel simbolismo spaziale di cui tanto spesso abbiamo dato degli esempi. In fondo, la misura è allora un'assegnazione o una determinazione necessariamente inerente ad ogni manifestazione in qualsiasi ordine o modo. Tale determinazione è naturalmente conforme alle condizioni di ogni stato di esistenza e si identifica perfino, in un certo senso, con queste stesse condizioni. Essa è veramente quantitativa solo nel nostro mondo, poiché la quantità, come d'altronde lo spazio ed il tempo, non è in definitiva se non una delle condizioni speciali dell'esistenza corporea. Ma vi è, in tutti i modi, una determinazione che può essere simboleggiata, a nostro uso, da quella determinazione quantitativa che è la misura, in quanto questa corrisponde ad essa, tenendo conto della differenza delle condizioni. E si può dire che è proprio mediante tale determinazione che questi mondi, con tutto il loro contenuto, sono realizzati o attualizzati come tali, poiché essa è una cosa sola con il processo stesso della manifestazione. Kumaraswamy osserva che il concetto platonico e neoplatonico di misura, dal greco metron, concorda
con il concetto indiano, il non misurato. Infatti, il non misurato è ciò che ancora non è stato definito. Il misurato è il contenuto definito o finito del cosmo, cioè dell'universo ordinato. Il non misurabile è l'infinito, origine ad un tempo dell'indefinito e del finito, che non viene infirmato dalla definizione del definibile, cioè dalla realizzazione delle possibilità di manifestazione che esso porta in sé. Si vede qui che l'idea di misura è intimamente connessa con quella di ordine, che in sanscrito si dice rita, riferentesi alla produzione dell'universo manifestato, poiché, secondo il significato etimologico del termine greco cosmos, si tratta nella fattispecie della produzione dell'ordine a partire dal caos. Quest'ultimo è l'indefinito nel senso platonico, mentre il cosmo è il definito. Questa produzione è anche assimilata da tutte le tradizioni ad una illuminazione, il fiat lux della Genesi, mentre il caos è simbolicamente identificato con le tenebre. Si tratta della potenzialità a partire dalla quale si attualizzerà la manifestazione, cioè, in definitiva, il lato sostanziale del mondo descritto anche come il polo tenebroso dell'esistenza, mentre l'essenza ne è il polo luminoso, poiché è la sua influenza ad illuminare effettivamente questo caos per ricavarne il cosmo. Ciò è d'altronde in accordo con i diversi significati impliciti nel termine sanscrito srishti, che designa la produzione della manifestazione e che contiene ad un tempo le idee di espressione, di concezione e di irraggiamento luminoso. I raggi solari fanno apparire le cose da essi rischiarate, le rendono visibili e simbolicamente si può dire che le manifestano. Se si considera un punto centrale nello spazio e i raggi emanati da esso, si potrà del pari affermare che questi raggi realizzano lo spazio facendolo passare dalla virtualità all'attualità e che la loro effettiva estensione è in ogni istante la misura dello spazio realizzato. Questi raggi corrispondono alle direzioni dello spazio propriamente detto, direzioni che spesso sono rappresentate mediante il simbolismo dei capelli, riferibile anche ai raggi solari. Lo spazio è definito e misurato dalla croce a tre dimensioni e, nel simbolismo tradizionale, dei sette raggi solari. Questa croce è formata da sei di tali raggi opposti a due, mentre il settimo raggio, quello che passa attraverso la porta solare, non può essere graficamente rappresentato se non dal centro stesso. Tutto ciò dunque è perfettamente coerente e si concatena nel modo più rigoroso. E aggiungeremo ancora che nella tradizione indù i tre passi di Vishnu, di cui è ben noto il carattere solare, misurano
i tre mondi, cioè effettuano la totalità della manifestazione universale. È noto d'altronde che i tre elementi costitutivi del monosillabo sacro Om sono designati con il termine Matra, e ciò sta ad indicare che si rappresentano anche la misura rispettiva dei tre mondi. Mediante la meditazione di questi Matra, l'essere realizza in sé gli stati o gradi corrispondenti dell'esistenza universale e diventa così egli stesso la misura di tutte le cose. Il termine sanscrito Matra equivale esattamente all'ebraico Middah. Orbene, nella Kabbalah le Middot sono assimilate agli attributi divini ed è detto che attraverso di esse Dio ha creato i mondi, il che inoltre viene messo in rapporto con il simbolismo del punto centrale e delle direzioni dello spazio. A questo proposito si può rammentare anche la parola biblica secondo cui Dio ha disposto tutte le cose in misura, numero e peso. Tale enumerazione, manifestamente riferibile ai diversi modi di essere della quantità, è come tale applicabile letteralmente al solo mondo corporeo, ma vi si può vedere, mediante un'appropriata trasposizione, anche un'espressione dell'ordine universale. Non diversamente accade per i numeri pitagorici. Ma fra tutti i modi d'essere della quantità è l'estensione, cioè quello a cui propriamente corrisponde la misura, ad essere più spesso e più direttamente messa in rapporto con il processo stesso della manifestazione. E ciò proprio in virtù di una certa predominanza naturale del simbolismo spaziale a tale proposito. Predominanza derivante dal fatto che è lo spazio che costituisce il campo, nel senso del sanscrito Kshetra, in cui si sviluppa la manifestazione corporea, necessariamente presa come simbolo di tutta la manifestazione universale. L'idea di misura comporta immediatamente l'idea di geometria, non soltanto perché, come abbiamo già visto, ogni misura è essenzialmente geometrica, ma perché la geometria si può definire come la scienza stessa della misura. È evidente che qui si tratta di una geometria intesa anzitutto in quel senso simbolico ed iniziatico di cui la geometria profana non è più che un semplice vestigio degenerato, vestigio privo del significato profondo che essa aveva all'origine e che è ormai interamente perduto per i matematici moderni. È essenzialmente su questo che si basano tutte le concezioni che assimilano l'attività divina in quanto produttrice e ordinatrice dei mondi alla geometria e, di conseguenza, all'architettura che ne è inseparabile. Ed è noto che queste concezioni sono state conservate e trasmesse in maniera ininterrotta, a cominciare dal pitagorismo, che d'altronde era già un adattamento e non una vera e propria origine, per giungere fino a ciò che ancora sussiste delle organizzazioni iniziatiche occidentali, per poco che queste ultime ne siano coscienti. A ciò, in particolare, si riferiscono le parole di Platone: Dio geometrizza sempre. Dal greco
ai o theos geometrei. Per tradurre esattamente siamo obbligati a ricorrere ad un neologismo, mancando un vero verbo corrente per designare l'operazione del geometra. Parole a cui si riferiva l'iscrizione che si dice egli avesse fatto porre sulla porta della sua scuola. Nessuno entri qui che non sia geometra. Il che implicava che il suo insegnamento, almeno nel suo aspetto esoterico, non poteva essere veramente ed effettivamente compreso se non attraverso una imitazione della stessa attività divina. Se ne trova come un'ultima eco nella filosofia moderna, almeno quanto alla data, ma in realtà per reazione alle idee specificamente moderne, con Leibniz, quando questi afferma che mentre Dio calcola ed esercita la sua riflessione, cioè stabilisce dei piani, il mondo si effettua. Dal latino dum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus. Ma per gli antichi ciò aveva un significato ben diversamente preciso, poiché nella tradizione greca il dio geometra era propriamente l'Apollo iperboreo, il che ci riconduce ancora al simbolismo solare e in pari tempo ad una derivazione assai diretta dalla tradizione primordiale. Ma questa è un'altra questione che non potremmo sviluppare qui senza uscire interamente dal nostro argomento. Per cui di queste conoscenze tradizionali, così totalmente dimenticate dai nostri contemporanei, dobbiamo accontentarci di dare qualche accenno man mano che se ne presenta l'occasione.